Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ciao e benvenuti a un video nuovo che è anche il primo video di una nuova categoria, un nuovo format di video su questo canale. Video in cui racconterò le storie volta per volta di un grande personaggio della storia statunitense che ha inciso molto in un pezzo della storia di questo paese e il primo da cui partiamo oggi è l'ex presidente Barack Obama. The Lakers, now the playoff. The opening of baseball season. Unmistakable evidence. International Human Genome Project. Your commitment. Everybody knows it. Hey, lots of luck in your senior year. Martin Luther King. And will to the best of my ability. And will to the best of my ability. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Detto quindi che la grande promessa di Obama, se è stata una promessa di cambiare il mondo, ovviamente è una promessa non mantenuta, e lo stesso vale per la promessa di cambiare radicalmente gli Stati Uniti, le cose sono cambiate e come durante i suoi 8 anni alla presidenza, la sua storia rimane una storia molto americana, quintessenzialmente, che parola lunghissima, americana, per cui è il caso di conoscerla. Ed è una storia che comincia nel 1961, quando Barack Obama nasce a Honolulu, alle Hawaii. Nasce da una donna statunitense, sua madre è originaria del Kansas, ma con delle origini familiari che risalgono addirittura alla Germania, quindi c'è del sangue tedesco dentro le vene di Barack Obama, e con un padre invece keniota, nero, la madre invece era bianca, i due si erano conosciuti in... Dove si erano conosciuti? Non lo so. Non importa dove i due si erano conosciuti, quello che importa sapere a noi, soprattutto in relazione della storia di Obama, è che i suoi genitori si separarono appena 2 anni dopo la sua nascita e i rapporti di Obama col padre diventarono da quel momento in poi molto saltuari. Obama fu cresciuto sostanzialmente dalla madre e dalla nonna materna. L'ultima volta che vide il padre fu nel 1971, il padre morì poi all'inizio degli anni 80 per un incidente stradale e questo rapporto col padre, così lontano, così saltuario, anche così fragile, per certi versi inesistente, ha molto segnato la vita di Obama, soprattutto quella fase lì. Lui stesso l'ha raccontato poi in un libro che si intitola Dreams from My Father, le memorie di mio padre, i ricordi di mio padre, com'è in italiano, non me lo ricordo. Dovrei verificare queste cose, starete pensando, prima di fare i video, sì, e che poi mi vengono mentre li sto facendo, quindi non mi ricordo, ma comunque la figura paterna e la sua assenza per Obama sono un pezzo molto importante della sua formazione biografica, ed è una formazione biografica che, se comincia sì negli Stati Uniti, poi durante tutta la fase delle scuole elementari fino ai 10 anni si sviluppa invece da un'altra parte, si sviluppa a Jakarta in Indonesia, perché la madre di Obama avrà poi una relazione successiva con un uomo indonesiano, andrà a trasferirsi a Jakarta e per questo Obama frequenterà le scuole elementari in Indonesia a Jakarta. Si spostò poi di nuovo alle Hawaii con la madre quando la madre pensò che questo ragazzino potesse meritare un'istruzione migliore di quella che era possibile trovare a Jakarta e quindi tornarono negli Stati Uniti. Non era quella di Obama evidentemente una famiglia ricca, l'unico stipendio era quello della madre. Fu cresciuto quindi prevalentemente da donne, dalla madre e dalla nonna, ma dimostrò una certa attitudine agli studi, alla scuola, a leggere, al sapere, allo scoprire le cose, tanto che il suo rendimento scolastico era molto positivo e questo gli permise di fare delle candidature all'università, a delle università importanti, pur non avendo tanti soldi, sperando di ottenere così delle borse di studio, e grazie ai voti che aveva, Obama effettivamente le ottenne, si laureò in scienze politiche alla Columbia University e poi diversi anni dopo avrebbe frequentato Harvard per la scuola di specializzazione in materie giuridiche. Tra queste due lauree, però, tra questi due titoli, la laurea in scienze politiche e poi la law school, come si dice, ad Harvard, Obama ebbe un periodo piuttosto inquieto, anche però molto formativo. Fu un periodo che lui racconta anche con una certa franchezza nella sua biografia, come un periodo di moltissime letture, di moltissime sigarette.
anche di moltissime canne, non soltanto sigarette, di pochi appuntamenti, poca vita sociale, una vita che molti studenti universitari sperimentano poi per qualche anno, chiuso in questa stanza come un topo di biblioteca circondato da libri, in tutto questo a Chicago. Obama, dopo la laurea, va a Chicago, si trasferisce a Chicago per partecipare a una serie di progetti di volontariato, tutto sommato. Lui chiama questa attività, negli Stati Uniti la chiamano community organizing. Si tratta in sostanza di organizzare delle comunità per far sì che possano risolvere i loro problemi o avere una voce più forte nel chiederlo alla politica. Per cui organizzare assemblee, chiedere alle persone che tipo di problemi hanno, in cosa vorrebbero un intervento della città, della giunta comunale, farsi portavoce di quelle istanze, non sono incarichi elettivi naturalmente, ma sono incarichi di volontariato, di rappresentanza, che Obama racconta gli servirono molto a uscire da quel buco, da quella stanza, a dare una qualche concretezza anche alle cose che leggeva, che erano tutte cose teoriche sulla politica, sulla storia, a imparare a costruire rapporti e relazioni e meritare la fiducia di persone molto diverse da lui, non solo per origini geografiche, per etnia, per ceto sociale. Rappresentare quelle persone e ascoltarle è stato un momento molto formativo nella sua poi successiva decisione di cominciare a far politica. Questa decisione ha avuto a che fare non solo con gli studi di Obama, non solo col lavoro che faceva a Chicago. Un'altra cosa che faceva, per esempio, era portare le persone a iscriversi nelle liste elettorali così da poter votare, perché negli Stati Uniti non è automatica l'iscrizione alla lista degli elettori come da noi quando compi 18 anni, ma devi farla. E gli stati che volevano estromettere, che vogliono tuttora estromettere gli afroamericani e le persone più povere dal voto, fanno in modo di rendere complicata la loro registrazione ai seggi. Ecco, Obama faceva anche lavoro in quel senso. Ma poi non solo c'era questo lavoro, questo attivismo, la sua storia, c'era anche la sua identità alla base della ricerca di qualche risposta nella politica e nella politica come confronto con gli altri. Obama non è bianco, ma per certi canoni americani non è nemmeno nero, perché è il figlio di una persona bianca e di una nera. E questa identità difficile da collocare nelle gabbie poi piuttosto rigide della cultura statunitense, per cui ci sono i bianchi, gli afroamericani, gli ispanici, gli asiatici, lo lasciava un po' fuori posto, si sentiva un pesce fuor d'acqua. I neri della sua comunità non lo consideravano abbastanza nero, i bianchi ovviamente non lo consideravano abbastanza bianco. In tutto questo, sapere che la tua storia familiare è una storia un po' sfilacciata per via anche di questa assenza del padre, contribuì a creare in Obama un senso di smarrimento, un senso di non appartenenza davvero a qualcosa, che poi superò attraverso la politica nell'immaginare che quel qualcosa a cui Obama apparteneva, proprio in ragione di quell'identità così meticcia, così ibrida, non potessero che essere gli Stati Uniti. Ed è una cosa che racconterà nel discorso che cambiò la sua carriera politica. Lui comincia la sua carriera facendo il senatore nello stato dell'Illinois nel 96, poi si candida a deputato nel 2000 e perde, ma quel discorso di cui vi parlavo è un discorso che Obama pronuncia nel 2004 alla convention estiva del Partito Democratico, che avrebbe nominato quell'anno John Kerry come candidato alle presidenziali contro George W. Bush. Obama all'epoca era un completo sconosciuto, si stava candidando al Senato federale stavolta in Illinois. Era anche considerato favorito, ma non solo per il talento che sembrava mostrare nel parlare con le persone, nell'articolare le sue idee in un modo convincente, ma anche perché i suoi avversari si erano di fatto autodistrutti, sia alle primarie che alle elezioni generali. Gli avversari di Obama incorsero in scandali legati alla propria vita coniugale, c'era uno che maltrattava la moglie, un altro qualcosa del genere, per cui anche al di là dei meriti eventuali di Obama, questi si autoeliminarono. Obama si ritrovò a essere candidato favorito al Senato in Illinois e fu invitato a questa convention, che si tenne 4 anni dopo quella del 2000, quella del 2004 ovviamente, a cui Obama non era riuscito a entrare. Obama ha raccontato molto di come nel 2000 prova ad andare alla convention del suo partito, il Partito Democratico, e non ha un accredito, lo lasciano fuori, e lui, dopo aver viaggiato tutto il tempo, se ne torna a casa con le pive nel sacco, momento molto umiliante. 4 anni dopo la sua carriera è andata avanti e lo invitano a fare questo discorso, ed è un discorso che passa alla storia, ma lo dico in senso letterale, perché è il discorso che mette Obama sulla mappa e che mostra al paese una persona come non se n'erano viste prima nella politica statunitense. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much.
Il giornalista di MSNBC, Chris Matthews, non so se c'è il video, se c'è magari lo mettiamo, ma credo che non ci sia quel video lì, ma è noto alle cronache, quando riprese la linea in studio dopo il discorso di Obama disse: credo di aver appena visto il primo presidente afroamericano, e noi oggi sappiamo che aveva ragione. He had it all. He had the immigrant experience going for him. And when he talked about our country, it got me. Cosa disse Obama in quel discorso? Innanzitutto è un discorso da 17 minuti. Avete presente quanto dura un comizio medio di un politico, locale o nazionale? Se hai però qualcosa di importante da dire, non serve tanto tempo. E Obama cambiò la sua carriera con un discorso che durava 17 minuti, in cui innanzitutto si presentava, raccontava la propria storia, ma soprattutto lo faceva mettendo la sua storia nel contesto più ampio della storia del paese. E diceva: in nessun altro paese una persona come me, con la mia storia, mezzo bianco, mezzo nero, mezzo americano, mezzo africano, con un nome improbabile, impronunciabile, Barack Hussein, poi secondo nome, era il 2004, erano gli anni della guerra in Iraq, della guerra contro Al-Qaeda, lui disse: soltanto in un paese come questo io oggi potrei trovarmi su questo palco. E nel raccontare il percorso che lo aveva portato fino a quel luogo lì, il luogo in quel momento più importante della politica americana, raccontò un paese che gli americani non sentivano spesso descrivere in quei termini. Un paese le cui persone avevano molte più cose in comune di quelle che le dividevano. Un paese che Obama disse nella frase poi rimasta più memorabile di quel discorso, non era composto da stati blu, come si definiscono di solito gli stati democratici, e stati rossi, ma solo dagli Stati Uniti d'America. Well, I say to them tonight, there is not a liberal America and a conservative America. There is the United States of America. There is not a black America and a white America and Latino America and Asian America. There's the United States of America. Insomma, presentando se stesso come esponente, ambasciatore, rappresentante in carne dell'America, dello spirito americano unitario, proprio nel suo essere mezzo bianco e mezzo nero, mezzo americano e mezzo africano, Obama, con una efficacia anche retorica, oratoria, che avrebbe mostrato in quel momento al paese, ma che sarebbe rimasta per tutto il resto della sua carriera, diventò un fenomeno istantaneo, oscurò John Kerry, di fatto diventò quasi la notizia fondamentale di quella convention. Kerry poi le elezioni le perse e quindi da quel momento in poi cominciò un grande dibattito nazionale. Non è che questo Obama è il caso che si candidi alla presidenza degli Stati Uniti. Se ne parlava come di una cosa più che improbabile. Siamo nell'ambito della fantapolitica, perché Obama era senatore eletto appunto nel 2004, quell'anno, quindi nel 2008 sarebbe stato senatore da appena 4 anni. Esperienza politica quindi pressoché zero. Molto giovane, afroamericano, e non c'era mai stato un presidente afroamericano. La sua sfidante poi nel Partito Democratico era Hillary Clinton, all'epoca molto forte, molto ben finanziata, molto popolare, ma dove deve andare questo? La sua candidatura si pensava sarebbe arrivata magari tra 10, tra 15 anni, e se fosse arrivata in quel momento sarebbe stata una candidatura tutto sommato simbolica, velleitaria, magari per avanzare 2 o 3 proposte, ma non più di quello. I stand before you today to announce my candidacy for president of the United States of America. Obama si candida sul serio, e lo fa anche innovando alcune tecniche di campagna elettorale pur di provare a colmare questo divario. Per esempio, è il primo candidato della storia americana a puntare davvero sulle microdonazioni che puoi ricevere se sei un candidato su internet. Cose che oggi ci sembrano scontate, ma che nel 2008 non lo erano, e Obama prima degli altri capì che se Clinton aveva un grande vantaggio in termini di finanziatori, di ricchi finanziatori, di rapporti con l'establishment del partito, lui forse poteva provare a colmare quel vantaggio raccogliendo tantissime donazioni da 10, 20, 30, 40 dollari. L'altra grande innovazione ebbe a che fare con quello che diciamo sta sopra alle donazioni che ricevi online, cioè appunto al mondo online, al mondo digitale, ai blog. La campagna di Obama utilizzò moltissimo la rete per creare dei comitati di volontari, di persone che lavoravano alla campagna elettorale, pur avendo pochi soldi, quindi pur non potendo andare lì con gli staff, affittare gli uffici. Era tutto molto fatto in casa, autoprodotto, auto-organizzato, grazie al fatto che internet finalmente rendeva possibile fare qualcosa del genere. God bless you and God bless the United States of America.
La sua campagna elettorale, soprattutto nei suoi temi, si centrava sulla speranza che gli Stati Uniti potessero effettivamente cambiare. Sul piano delle proposte, Obama non aveva delle proposte particolarmente innovative rispetto a quello che proponevano gli altri. Era un candidato del Partito Democratico con delle idee da politico del Partito Democratico. Il tema che più divise lui da Clinton in quella campagna elettorale fu la guerra in Iraq, perché Obama rivendicava di essere stato contrario alla guerra in Iraq, che si era già dimostrata un fallimento, mentre Hillary Clinton era stata favorevole, aveva anche votato la senatrice a favore dell'intervento militare in Iraq. Ma insomma non c'erano grandi differenze tra loro sul piano delle policy, c'erano delle grosse differenze sul piano della personalità, della anche credibilità, forse della speranza che riuscivano a infondere alle persone di quanto potevano essere credibili interpreti di quel cambiamento che serviva al paese. Al termine di quelle primarie vinse in un modo, diciamo, clamoroso come sorpresa e come shock per il sistema politico americano. Obama diventò quindi il primo candidato afroamericano alla presidenza degli Stati Uniti da parte di un grande partito. Barack Obama made history, becoming the first African American to accept a major party's nomination for president. With profound gratitude and great humility, I accept your nomination for presidency of the United States. Siamo in estate, l'estate del 2008, quando Obama diventa ufficialmente il candidato del Partito Democratico, deve ancora diventare presidente, ma durante quell'estate avverrà il primo dei due fatti fondamentali che avranno un impatto grandissimo sulla sua presidenza che verrà. Il primo che accade quell'estate è il fallimento di Lehman Brothers e in sostanza l'innesco, l'inizio della più grave crisi economica statunitense, poi crisi globale, dal 1929. The oldest money market fund in the nation wrote off roughly $750 million in bad debt issued by the now bankrupt Lehman Brothers. Barack Obama. Barack Obama. Barack Obama will become the president-elect of the United States. Nel giro di qualche mese, a novembre, Obama vincerà le presidenziali, diventerà il primo presidente afroamericano nella storia degli Stati Uniti e vincerà non solo per le sue qualità mostrate in campagna elettorale, quantomeno di persuasione degli americani, vincerà anche perché quella crisi economica aveva ulteriormente screditato i repubblicani, che durante quegli 8 anni, oltre alle guerre fallimentari in Afghanistan e in Iraq, avevano anche cacciato il paese nella più grave crisi economica da decenni a questa parte. We know the government can't solve every problem, but I will always be honest with you about the challenges we face. Ma appunto, questa crisi economica determina che tante di quelle promesse di Obama erano diventate improvvisamente impossibili da realizzare, perché c'era da salvare un paese che stava per fallire, un paese che era in gravissime condizioni economiche, l'economia che si contraeva dell'8%, le banche che andavano a gambe all'aria una dopo l'altra, perché dopo Lehman Brothers non si fermò lì la crisi delle banche americane, e questo mise in crisi anche molte altre aziende, magari molto grandi, ma in difficoltà, che stavano in piedi grazie alle banche. Per esempio le grandi aziende automobilistiche, soprattutto Chrysler e Ford, ma non solo, General Motors naturalmente. A fronte di una crisi così grave, la prima priorità di un presidente, di questo presidente, non può che essere salvare il paziente. The thing that we have to do right now is to have a bold economic recovery plan. E quindi altro che sogni di cambiamento, c'era innanzitutto da spendere un sacco di soldi, una barca di soldi per stabilizzare il sistema bancario, finanziario, per aiutare le persone più in difficoltà. E gli Stati Uniti lo fecero con una legge che all'epoca sembrò imponente. The American Recovery and Reinvestment Plan represents a strategic and significant investment in our country's future. Stanziando quasi 800 miliardi di dollari in progetti che erano stati già messi su carta prima, perché quando hai fretta di spendere dei soldi perché devi investire molto in fretta, non hai tempo di rifare da capo progetti infrastrutturali, di immaginare nuove cose, devi spenderli subito, e quindi tutte le amministrazioni, tutti i dipartimenti aprono i cassetti: che progetti abbiamo pronti? Realizziamo questi, perché lo scopo è anche rimettere in moto l'economia. La crisi economica condizionerà il primo mandato di Obama non solo perché rappresenterà la sua prima grande priorità,
ma perché quando Obama arriva fa delle cose, ma perché quelle cose, ammesso che siano giuste, producano degli effetti, serve tempo naturalmente. Non è che approvi una legge e il giorno dopo riparte l'economia americana. Mr. Obama hopes his plan can create 2.5 million jobs over the next 2 years. È durante quel tempo, che poi sono stati, diciamo, i primi 2-3 anni della presidenza Obama, l'economia americana continuò ad andar male, continuò a perdere posti di lavoro e a un certo punto le persone cominciarono a prendersela anche con lo stesso Obama, che nel 2012 per questo perse la maggioranza al Congresso, e questo è il secondo dei fatti di cui vi parlavo prima. Obama ha avuto la maggioranza al Congresso per il suo partito soltanto nei primi 2 anni dei suoi 8 anni alla presidenza. E senza maggioranza al Congresso, senza un Parlamento che quindi possa votarti le cose che tu vuoi fare, il tuo potere da presidente ne viene molto ridimensionato. Soprattutto di questi tempi, quando i partiti si guardano in cagnesco, non collaborano su nulla. Sometimes you'll win, sometimes you'll lose. Questo non vuol dire che quei mandati di Obama furono o siano stati dei mandati poveri di risultati, perché per esempio durante quei primi 2 anni di mandato, quando Obama aveva la maggioranza, fu approvata la storica riforma sanitaria, di cui non vi dico altro perché se vi interessa approfondire cosa cambiò quella riforma, c'è un video su questo canale che parla proprio della sanità negli Stati Uniti. Ma non solo, nel corso del tempo e degli anni, con una qualche lentezza, forse anche perché oggi col senno di poi sappiamo quegli 800 miliardi sembravano tanti, ma erano pochi, l'economia ripartì. L'economia americana fu risollevata moltissimo, le aziende automobilistiche furono salvate con quello che fu considerato un grande successo, un prestito che fece il governo a queste aziende, che restituirono peraltro con gli interessi, rimettendosi in piedi, quindi guadagnandoci tutti. The unemployment rate has now fallen to 4.9%. La disoccupazione scese molto, nonostante i grandi investimenti pubblici, una gestione più oculata della spesa e un progressivo disimpegno anche dagli scenari militari dell'Afghanistan e dell'Iraq, portò anche a un calo del deficit, crebbero le esportazioni, i titoli azionari e quindi Wall Street andarono molto meglio, il calo progressivo della disoccupazione arrivò quasi a livelli da piena occupazione fino intorno al 3%, partiti da un tasso di disoccupazione che stava intorno al 10%. In pochi anni è un risultato eccezionale, ma ecco, concentrandosi su quel risultato, tanti altri obiettivi furono messi in secondo piano. Welcome home. Anche sul piano della politica estera, l'eredità ricevuta da Obama era un'eredità complicata da gestire. Durante i 2 mandati di Bush non solo erano cominciate le 2 guerre in Afghanistan e in Iraq, ma c'era stato lo scandalo internazionale della prigione di Guantanamo, dove persone fermate e arrestate senza alcuna accusa formalizzata perché accusate di terrorismo venivano detenute in una baia sull'isola di Cuba. As president, I will close Guantanamo. It needs to be closed. I will not relent in my determination to shut it down. L'immagine in generale degli Stati Uniti era molto peggiorata, vi ricorderete delle torture nel carcere iracheno di Abu Ghraib. Obama avviò la fine delle guerre in Afghanistan e in Iraq, concludendo quella in Iraq, lasciando poi quella in Afghanistan in gestione alla presidenza Trump. Ordinò la chiusura di Guantanamo, ma il Congresso non approvò mai quell'atto. We should be sending more terrorists there for further interrogation to keep this country safe. Se non c'è il voto del Parlamento, le cose non succedono. Guantanamo è ancora aperto, anche se oggi ha il numero più basso di persone detenute di sempre. I can announce that the United States has agreed to formally reestablish diplomatic relations with the Republic of Cuba. Riaprì i rapporti, le relazioni degli Stati Uniti con Cuba, una delle più grandi svolte della politica estera statunitense della storia recente, portò al ritrovamento e poi alla morte di Osama Bin Laden, il leader di Al-Qaeda. Un'operazione che killed Osama Bin Laden. E ottenne altri 2 grandi risultati in politica estera. Il primo, l'accordo sul clima di Parigi, un accordo che, per quanto imperfetto, come tutti gli accordi di questo tipo, che sono basati sul compromesso fra paesi diversi, fu concluso, fu firmato da quasi ogni paese del mondo, risultato non da poco, e in cui peraltro gli Stati Uniti rappresentavano nella trattativa quelli che spingevano per tagliare di più le emissioni, per darsi obiettivi più ambiziosi, mentre dall'altra parte i paesi in via di sviluppo,
avendo peraltro il diritto di considerarsi anche meno responsabili dei paesi sviluppati dell'inquinamento globale, volevano invece trascinare un po' i piedi e andare un po' più lentamente. L'altro grande risultato, l'accordo sul nucleare iraniano. L'Iran aveva in programma, apparentemente, di arricchire l'uranio e produrre così delle armi nucleari. Ci fu un accordo trovato dagli Stati Uniti insieme all'Europa, al Consiglio di sicurezza dell'ONU, in cui però l'attività diplomatica di Obama fu la guida. A comprehensive long-term deal with Iran that will prevent it from obtaining a nuclear weapon. Ma naturalmente la politica estera di Obama è stata fatta anche di errori, di problemi, di situazioni che quell'amministrazione non fu in grado di leggere correttamente o in cui magari non aveva delle buone opzioni. Sul clima e sull'ambiente con Obama furono introdotte nuove regolamentazioni sull'energia pulita, nuovi incentivi alla produzione di energia pulita, furono bloccati alcuni progetti particolarmente inquinanti e invasivi di trivellazioni, di oleodotti, avvenne la più grande espansione di parchi e aree protette negli Stati Uniti che fosse mai avvenuta fino a quel punto. Same-sex marriage legal in this country across every state in this nation. Sul piano dei diritti, poi Obama fu il primo presidente americano a esprimersi pubblicamente a favore del matrimonio egualitario, risultato che poi sarebbe stato ottenuto con una sentenza dalla Corte Suprema nel corso del suo mandato. The Constitution guarantees marriage equality. Corte Suprema nella quale Obama fece arrivare, nominò due donne, Elena Kagan e Sonia Sotomayor, due delle pochissime donne giudici nella storia della Corte Suprema. Un'altra cosa che è rimasta di quella avventura e di quell'esperienza politica fu la reazione fortissima, durissima dei conservatori americani, che non solo avevano perso quelle elezioni, e ok, ma le avevano perse da un candidato afroamericano e non era mai accaduto prima. Non è un caso se il politico che succederà a Obama lancerà la sua carriera con una teoria del complotto, cioè dicendo che Obama non è nato mica negli Stati Uniti, ma è nato in Kenya, in Africa, non può essere un vero americano. Dirlo del primo presidente afroamericano ha un chiaro sottotesto razzista. It's not a birth certificate, Candy, and people are trying to figure out why isn't he giving his birth certificate. A fronte del valore emancipante che ebbe, emancipante esiste come parola, spero di sì, emancipante che ebbe la presidenza Obama, per molti americani quello fu proprio l'esempio, la prova che questo paese stava cambiando e che bisognava fermare quel cambiamento. Together we will make America strong again. Together we will make America great again. Di questo parleremo in un altro video e sia chiaro, in questo video non è che potevo raccontarvi effettivamente tutto quello che Obama ha fatto o non ha fatto da presidente o l'intera sua vita. He made the White House a place that belongs to everybody. Spero di avervi dato però qualche spunto che possa magari incuriosirvi e quindi rappresentare un inizio di una ricerca su Google, della lettura di una pagina su Wikipedia o di un altro video che trovate sul mio canale, perché si parla di Obama anche in molti altri video già pubblicati, oltre che in altri che immagino verranno. Se avete delle domande su Obama, se volete sapere qualcosa più in particolare di cosa ha fatto e cosa non ha fatto, se avete dei suggerimenti per altri personaggi, grandi personaggi della storia americana di cui vorreste sentirmi parlare in questa serie di video, fatelo come sempre nei commenti. A presto, ciao! Same time next week? Same time next week. All right.